Siamo con i The Schema, la giovane band senese che il prossimo 20 e 21 dicembre parteciperà a Sanremo Giovani, il programma condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Ecco, chi siete? Presentatemi un po', ecco. Ciao a tutti, noi siamo i The Schema, io sono Gianluca, alla voce e i sintetizzatori. Io sono Nicola, alla chitarra, tastiere e cori. Io sono Massimiliano, batterista della band e autore dei testi. Io sono Giulio, alle chitarre. Io sono Emilio e sono il bassista del gruppo. Ecco, qual è il vostro percorso che avete intrapreso per arrivare poi a Sanremo Giovani? Ecco. Allora, noi il nostro percorso inizia ad agosto, quando ci siamo iscritti al concorso Area Sanremo, che è l'unico concorso che appunto permetteva la partecipazione per gruppi emergenti come noi a Sanremo Giovani. E dopo ben 6 step superati siamo arrivati davanti alla commissione RAI, capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni, che ovviamente quando poi ha detto il nostro nome e ci ha scelti per la partecipazione a Sanremo Giovani, è stata un'emozione unica e ovviamente siamo super contenti e orgogliosi. Ecco, ora avete intrapreso anche un percorso di comunicazione, diciamo così, siete già stati in RAI, siete stati da Mollica, un grande giornalista che si occupa di cultura e di musica. Ecco, com'è questo primo approccio a questo mondo anche un po' dello spettacolo in generale? Come primo approccio non è stato facilissimo perché non siamo abituati alle telecamere e alle interviste, quindi insomma ci siamo, è andata piuttosto bene rispetto agli standard che ci aspettavamo, però la telecamera ti mette molta pressione, quindi ti puoi impacciare nelle parole, però siamo soddisfatti di questo primo approccio televisivo. E invece, parlando di musica, anche questo incontro con altre band di tutta Italia vi sta cambiando? Cioè, avete trovato nuove possibilità, nuovi spunti oppure no, insomma? Allora, sicuramente è interessante ascoltare anche gli altri gruppi, gli altri artisti per capire anche quali sono le loro proposte, i loro messaggi, eccetera. Però noi ovviamente siamo orgogliosi del nostro genere, dei nostri messaggi e della nostra musica, quindi però sicuramente prenderemo spunto da tutto. Noi siamo un gruppo che prende un sacco di spunti in generale, sia dai gruppi italiani che dai gruppi esteri, e quindi perché no? Cosa racconti, te che sei l'autore dei testi, nelle tue liriche? Allora, in generale noi nei nostri brani cerchiamo sempre di comunicare l'energia e l'impatto che comunque ci deve essere dal vivo, perché noi puntiamo molto sulle performance live, quindi i messaggi sono sempre di effetto e molto di impatto. Citando un nostro brano che si chiama Riemergere, è appunto il fatto di riemergere a volte dai problemi, da situazioni difficili che abbiamo nella vita. Il brano che porteremo in particolare a Sanremo Giovani si chiama Cristallo e parla della fragilità che abbiamo in alcuni momenti della vita, e noi che cantiamo il pezzo vogliamo spronare quella persona che magari sta passando un brutto momento a non arrendersi, a rialzarsi. Appunto abbiamo usato l'immagine del cristallo, che nella sua semplicità era chiara, limpida, all'apparenza senza difetti, però che può nascondere a volte delle fratture o che comunque può frantumarsi in qualsiasi momento, e quindi riflette un po' lo stato d'animo che abbiamo in alcuni momenti. E quindi ci piace che questo messaggio sia positivo e speriamo che ovviamente il brano possa piacere, ma soprattutto possa essere utile per qualcuno. Voi avete suonato in molti locali di Siena, siete anche ascoltatori insomma della vita musicale locale. Secondo voi Siena è una città music friendly o no?
Questa è una domanda tosta e difficile, anche perché sicuramente non è uno dei momenti migliori per la musica, però sicuramente Siena è una realtà molto valida musicalmente parlando, perché ci sono un sacco di musicisti validi e è un po' difficile per i gruppi trovare spazi, perché mancano purtroppo gli spazi. E però, come si dice sempre noi nel gergo, cerchiamo di tenere botta e di insistere e non fermarsi mai. Ecco, qual è l'appello, l'augurio che vorreste che vi facesse il pubblico senese per la vostra partecipazione a Sanremo Giovani? Supporto. Vorremmo sicuramente supporto, il televoto, perché questo, e niente, speriamo che ci seguiate in più possibile. Siamo già molto contenti del sostegno che ci sta dando la nostra città, sì, perché siamo qui, abbiamo fatto varie interviste in giro per la città, quindi siamo molto contenti, e però speriamo di allargarci e di arrivare sempre a più persone, diciamo. Rosa bianca sei, nata nella culla di quei tempi bui, ma paura mai la tua voce.